Ehi, salve a tutti, sono Spigiochi e oggi sono Hitler, o meglio, un doppio Hitler. Iniziamo subito questa avventura nel mondo dell'arte impersonando Hitler. Let's go con il nostro pennello viola della potenza. E prossima, prego, sì, arrivo, un po' di calma. Restattivo, aspettate, ho i baffi tanto pesanti. Stupido, ritardato, quello sotto il più ritardato fra i due. Dio santo, non riesco nemmeno ad arrivare al disegno. Uè, sulle mani, al concerto dell'Iga. Dobbiamo utilizzare il mouse per tracciare questo. Ok, ci siamo? È un po' più... bravo. Ok, ci siamo. Oh mio Dio, un cerchio perfetto, mi sento un nuovo Giotto. Sono un nuovo Giotto. No, ok. Ce l'abbiamo fatta, what the fuck. Stai scherzando? Ok, non importa. Ce l'abbiamo fatta, questa è la cosa importante. Vai un po' più a sinistra. Bravo lui! Inizia subito. Che c'è più? Bravo il nostro Hitler. Bravo il nostro Hitler che sta imparando all'artistico come si fanno le stelline. Le stelline filanti. Come on, che poi sembrano delle stelle. Ah, oh, perché stai disegnando un paio di boobs sulla stella? Come on, Hitler! Basta pensare alle boobs. Guarda che stella della morte! Io What? Da... Non sono sicuro di poterlo mostrare su YouTube, ma a quanto pare abbiamo una scimmia che sta soddisfando le sue pulsioni. Oppure semplicemente... Vabbè, non lo so. Ok, copriamo le nudità con una foglia di fico. Ah, Cristo, come vado oltre? Ok, non importa. Con calma, Espi. Con calma. Facciamo così, avviciniamoci al tizio. A piano, avvicinati al tizio. Ok? Salve. Ok, basta. Ok. Mi sa che... Non apprezza molto, oppure apprezza, sì. Ovvio che apprezza. Oh, wow, sti numeri, Espi, non fare sti numeracci che poi la gente si scandalizza. E poi facciamo... Ah, il getto di urina. Ah, che liberazione, scimmia, che... No! Il fratellino ritardato che sta in basso, guardate! Ci hanno accettato pure come un albero. Ci manca metà corpo. Ci stiamo, è il secondo gioco di disegno che affronto. C'è qualcosa che mi attira nel farlo. Non lo so, masochismo, penso. Adesso ruotiamo, c'è un bel cerchio. La scimmia e il cerchio è una cosa filosofica, non è che non so disegnare, è una cosa filosofica. Poi facciamo il becco della scimmia, non si chiama becco, ma io lo chiamo becco perché è più figo. Braccio, il bracciotto. Oh mio Dio! Ce l'ho fatta? È geniale! Ce l'ho fatta? Oh, atto 2! L'ascesa del male, what? Sulle mani! Sulle mani, popolo tedesco! Yeah! Cosa sta facendo? Non so nemmeno se è legale quello che... Non importa! Sulle mani, tutte quanti, insieme a me! Gli accendini, tirate fuori gli accendini! Ok, cosa dovrei fare? Wow! Oh mio Dio, lo sto facendo veramente... Ok, tutti di qua! No, mi sto sbilanciando! Oh, quelli a sinistra? Ora al centro? La ola? Po 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 po. Lo so che non è una canzone di Gabue, gente, non sono ritardato, ma è un pochino sì. Yes! 990, va bene comunque, good job! Mamma mia, che Hitler provetto che sono, è qualcosa di impressionante, sono riuscito a reggermi in piedi! Oh! I have standing on the line, is need of your tactical acumen. Ok, ora dobbiamo impersonare Napoleone e dare la nostra opinione sulla tattica. Ok, quindi dobbiamo semplicemente con la nostra bacchetta fare blu-rosso. Ok, dai, ce la possiamo fare. Con molta calma, mettiamoci qua. Perfetto. Oh, no, tu non ci provi. Tu non ci provi neanche per niente. Ok, così? Oh, fuck. Ah, ma... Oh, Cristo Dio, ora mi sono reso conto di cosa vuol dire. Vuol dire che deve fare tutta questa cosa. Devi fare tipo un labirinto, Hitler. Hitler, sai cosa? Hai mai fatto la settimana enigmistica? Non so se sistema i tuoi tempi, forse... Ah, fuck. Ok. Oh, Cristo, ora sì che ci siamo fottuti, ma proprio alla grande. I numeracci di Hitler. Oh, Cristo, ce l'abbiamo fatta. A parte che siamo andati contro un muro, ma non importa, in qualche modo sarà capo. E ora dobbiamo fare una cosa ancora più complicata. Oh my... Ok, non inclinarti troppo, Hitler, non gasarti. No, vai un po' più così. No, io c'ho scaga andare contro il muro. No, Cristo, Dio. Ok, ho sbagliato completamente tutto. Vai, ce la puoi fare. Sembri una di quelle esibizioniste che, non so, usano i fiocchettini quando fanno ginnastica artistica o cose simili. Ok, vieni qua. Tranquillo. Tutto a posto. Espi ti guiderà. Don't worry. Un passetto. Oh, yes. Oh, Cristo, ancora. Stai... Ah...
Oddio. Ok, mettiamoci d'impegno. La Polonia non si è conquistata in un giorno solo. Forse, sì, non so. I giocheggi che non ha fatto Hitler. Mamma mia. Mamma mia, stiamo per arrivare. Oh Cristo, oh ce l'ho fatta. Fuck yeah. Mamma mia. L'impegno, la costanza. Click to continue. Epilogo. Riusciremo a... Ok, ho scoppiato il palloncino. Good job. Ed Espy trionfa anche in questo. Double Hitler. Hitaniki. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. È stato qualcosa di veramente assurdo. Non ho ben capito il concetto, ma a quanto pare Hitler non è mai esistito. Non voglio essere preso per un negazionista. Comunque, Hitler a quanto pare non è mai esistito. E ci sono i due bambini che lo impersonano per qualche assurda ragione, perché hanno fama di potere per le donnine. Non lo so. Faccelo. Comunque, è stato un gioco abbastanza interessante. Spero vi sia piaciuto. Al prossimo random indie. Ciao, ciao. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti mi piace alle pagine Facebook e Google Plus per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.